I 9 punti raccolti lontano dal Curil Catania in trasferta ha centrato 17 punti. Il rendimento in casa del Treviso invece è piuttosto elevato, ha infatti totalizzato 37 punti. Pensate un po', la formazione di Pillon appena 2 in meno rispetto ad Empoli e Genova. E Genova, quello che chiaramente tengo a sottolineare è che questo nostro commento arriva prima del completamento della giornata odierna, cioè la numero 37 della cadetteria. E dunque questi dati che vi sto raccontando saranno certamente limati, aggiustati, migliorati. Ora Anastasi cerca di inserirsi in mezzo a due avversari, non riesce, porta avanti la palla il Treviso, c'è contatto con Serafini che blocca l'azione della formazione ospite, poi il tocco in avanti verso gli attaccanti rosso-azzurri, si inserisce ora Manfredini prima, poi Menegazzo, due giocatori, ma non riesce ad avere la meglio il brasiliano, poi Centi viene pressato, attenzione al Catania che ora prova di nuovo ad essere più grintoso, più aggressivo a metà campo. 6 minuti appena nella ripresa, il risultato è di 0-0 al Massimino tra il Catania ed il Treviso. Capone e Reginaldo non chiudono, poi c'è la trattenuta su Menegazzo, arriva anche il cartellino giallo per D'Agostino. Menegazzo si era girato verso Girardi, a dire nel primo tempo per lo stesso fallo sono stato ammonito, e l'arbitro allora, per non smentirsi, ha ammonito anche D'Agostino del Treviso. Esattamente a metà campo arriva questa punizione per il Catania con Manfredini che spedisce il pallone in avanti, poi Anastasi lo riporta verso i 16 metri avversari. C'è un errore però di posizionamento, diciamo, di Manfredini che non è riuscito ad impossessarsi della sfera. Anastasi, Gela, Serafini, chiedo scusa, Manfredini, poi Gela in area di rigore, viene anticipato, palla in out. Zaninelli in anticipo nella circostanza su Gela. Ricomincia la formazione di Pillon, tentativo di contropiede, avanza Capone, inseguito da Bianco. Non lo lascia Bianco, allora Capone all'indietro per il capitano del Treviso che poi sventaglia in avanti a cercare l'inserimento di Centi con la palla calciata di sinistro dal centrocampista, dall'esterno è finita direttamente sul fondo, ma possiamo rivedere intanto l'apertura e il controllo di Centi sul vertice dell'area di rigore, il controllo di prima intenzione, poi la battuta senza pensarci su con la sfera che è finita fuori. Ora attacca Pellè, cerca di mettere a pressione la retroguardia avversaria. Ballotta in anticipo, Manfredini a metri davanti a lui, può andare al traversone che arriva in questo momento leggermente corto per Pellè. Ricomincia il Catania da Anastasi, sempre per Manfredini, buona la sua partita fino a questo momento, stavolta però Manfredini non è riuscito ad andare a cercare la linea di fondo campo, viene fermato l'esterno difensivo di sinistra, recuperato per Anastasi che poi finisce giù, c'è la punizione per il Catania. Quasi 9 minuti nel secondo tempo, il Catania prova ancora una volta a riprendere in mano il match, c'è questo intervento falloso di Gallo ai danni di Anastasi, la punizione è battuta da Menegazzo a cercare Serafini dalla linea di tre quarti, parte il traversore in area di rigore, Rosso prova a cercare il pallone più in alto di lui, vola però Marchese che riesce in anticipo a liberare la propria area di rigore.
Ricominciano allora i giocatori ospiti, ripartono dalla corsia di destra con D'Agostino ammonito qualche momento addietro. Poi c'è questo anticipo su Capone, lo scambio nello spazio stretto con Menegazzo che dà aria alla manovra del Catania a cercare Russo in mezzo a due uomini, si libera bene, il suggerimento è per Caserta, l'avanzata ancora del Catania centrale, stavolta il tocco per il compagno di squadra Pellè che poi apre verso Gera che è trovato però in posizione irregolare, posizione che da questa immagine era nettamente di fuori gioco, quella di Geda. All'impiedi Sonetti segue con attenzione i movimenti dei suoi uomini in campo. Fischia ancora Girardi, stavolta il fallo di Cesar su Capone. Possiamo osservare il replay che mostra l'intervento scorretto da Tergo del brasiliano. Torna a 29-30 metri il pallone piazzato giù da Gallo. Barriera 4 per il Catania, le indicazioni di Pantanelli. Arriviamo quasi all'11° minuto della ripresa. Poi la punizione viene battuta un po' a sorpresa, si aspettavano un po' tutti il tiro in casa Catania, non è stato così. Treviso però mantiene il possesso della sfera. Bell'anticipo di Cesar. Poi all'altezza della metà campo c'è un intervento scorretto sempre di Cesar su Reginaldo, questo è un duello tutto brasiliano. Difensore brasiliano del Catania contro l'attaccante Carioca del Treviso. E la palla adesso se ne va in calcio d'angolo. Per la battuta di Capone. Vertice dell'area di rigore, il pallone in mezzo, c'è la deviazione, Centi e poi Marchese però smorza anziché andare alla conclusione di forza. E non impensierisce più di tanto Pantanelli che può bloccare a terra senza alcun problema. Presa in avanti però il Catania ora. Caserta. Anastasi, Bianco fa girare la sfera la squadra di Sonetti, Manfredini chiama l'azione sull'esterno, adesso Pellè che è tutto decentrato, Zaninelli su di lui, arriva il cross in area di rigore, Gedà all'indietro, arriva Anastasi, la conclusione di Anastasi e palla fermata da Ballotta. Applausi per questa azione del Catania. Si conclude con questo tiro dalla distanza di Anastasi. Menegazzo, attaccato da Galeotto, all'indietro Bianco, poi il pallone direttamente in out. Ci avviciniamo al quarto d'ora del secondo tempo. Risultato ancora di 0-0 in azione difensiva ora il Catania con Gera che parte dal limite della propria area di rigore, può scambiare con Pellè che è finito giù, secondo Girardi non c'è stato fallo sull'attaccante brasiliano, poi però l'attaccante catanese, poi però
C'è un errore del Treviso, consegna palla al Catania. Bianco. Geda, cerchio di metà campo, l'inserimento è buono di Menegazzo per questa avanzata di Russo che punta all'uomo, si accentra, poi va al traversone, è stato respinto. Non ci sono giocatori del Catania però che possono alimentare questo tentativo di attacco, il recupero poi di Cesar, di Bianco, il pallone all'indietro per Pantanelli, mentre Anastasi è rimasto a terra, Girardi ha fermato il gioco, una botta al polpaccio ci è sembrato, vediamo un po', no, forse alla coscia, una ginocchiata di Capone alla coscia e Anastasi si è accasciato, è andato giù. Adesso in campo dei sanitari del Catania per soccorrere il centrocampista che anche in questa circostanza sta dando il massimo. Si rimette in posizione verticale Anastasi, i sanitari del Catania lo circondano, c'è il medico sociale Petralito. Il gioco per il momento è fermo, il pallone però viene restituito al Catania. Con Anastasi che si trova a bordo campo per le cure. Cosa, c'è un gioco pericoloso, infatti è così, adesso sono un po' più falli rispetto al primo tempo, il gioco è anche più spezzettato. Intervento in gioco pericoloso su Menegazzo, dall'altra parte non colpisce di testa Geda. Ancora un altro intervento di Marchese che probabilmente avrebbe meritato in questa circostanza il cartellino giallo. L'arbitro, diciamo che lo grazia, che sarebbe stata l'espulsione di Marchese, che rimane frattanto anche leggermente infortunato e claudicante. Va a terra adesso Marchese, chiede l'intervento dei sanitari. L'arbitro invita il difensore del Treviso a spostarsi e a mettersi a bordo campo, soccorso dagli uomini della panchina. Marchese, uno smorfia di dolore in viso. Il Catania può battere allora il calcio di punizione con il pallone che stava per raggiungere Geda, ma poi Menegazzo prova ad alimentare l'azione d'attacco del Catania. Vicini al 18° della ripresa, si resta sullo 0-0. La sventagliata con il pallone a cercare Geda che balla traversone, palla bassa per il colpo di testa tentato da Pellè, la parata di Ballotta che nega il gol all'attaccante, al giovane attaccante del Catania. Vediamo il tutto, Geda per Pellè che gira molto bene, però il guizzo di Ballotta che nega la rete al Catania. Ancora un tiro dalla bandierina per Yetnei, pallone in mezzo, interviene il direttore di gara, ha visto un fallo in attacco per il Catania. Sono le proteste anche dei giocatori maglia rosso-azzurra con Girardi che allontana un po' tutti. Invita gli uomini di Sonetti a lasciare il punto di battuta, ci sarà calcio di punizione. E c'è la sostituzione adesso nel Treviso, non ce la fa Marchese, al suo posto entra Alessandro Zoppetti, ex del Catania. Minuti di gioco, sono 19 del secondo tempo. C'è la prima sostituzione anche dunque nel Treviso, il Catania in apertura di ripresa ha invece mandato in campo Pellè per Vugrinec.
Adesso non abbiamo capito cosa volesse fare in realtà Manfredini, forse una finta per trarre in inganno l'avversario. In realtà poi il pallone ha toccato terra, è andato direttamente in out. Reginaldo, attenzione, azione pericolosa per il Treviso con palla che va di poco fuori. Reginaldo qui forse poteva sfruttare diversamente il pallone. Buon per il Catania che la stessa sfera sia finita comunque al lato, ma rivediamo questa azione dell'attaccante brasiliano. Dall'altra parte c'era Capone che arrivava, il tiro finisce un metro fuori dallo specchio della porta. Catania stavolta ha rischiato qualcosina. Pelle, buona la sua giocata, poi però non trova compagni che possono collaborare con lui, ma insiste la squadra di Sonetti in questo tentativo di attacco. Il primo intervento di Zoppetti su Geda risulta essere irregolare. C'è sempre questa continua alternanza nel Catania sulle fasce con Russo e Geda che svarino da una parte e dall'altra. Le indicazioni di Marco Ballotta ai compagni di retroguardia: sta per partire il traversone di Geda, in mezzo una serie di giocatori che vanno a saltare, poi arriva Anastasi e il Treviso può uscire palla al piede, ma intanto c'è buon recupero di Geda che però mette in condizione il Treviso di poter ripartire in contropiede. Esce al limite dei 16 metri Pantanelli, ferma l'avanzata sulla corsia di destra nella formazione di Pilon. Perché non può arrivare su questo suggerimento centrale. Poi con un po' di fortuna il Catania trova il guizzo a metà campo di Fernando Menegazzo. Qualche errore di troppo di misura negli scambi. Va indietro Manfredini per Bianco. Anastasi. È il 22esimo intanto del secondo tempo. Fallo di Capone su Silvestri. Menegazzo. Da ripetere il calcio di punizione. C'è Sonetti che scuote il capo, per nulla convinto, almeno per il momento, di quello che stanno facendo i suoi, ma il Catania cerca di avanzare. Un buon tocco, palla in aria di rigore, prova ancora Pelle, il pallone va di poco fuori dallo specchio della porta. Ci sono applausi ancora per il giovane attaccante, il casacca rosso azzurra. Vedete, Pelle chiama il pallone, va a cercare proprio l'impatto, e la sfera che se ne va sulla fondo di non molto in realtà. Buona però la geometria tracciata in questa circostanza dalla Catania. Siamo quasi al 23esimo. Sta crescendo la formazione di Sonetti, sta cercando di guadagnare qualche metro rispetto all'avvio di questo secondo tempo, con il Treviso che però ha trovato anche qualche spunto interessante in contropiede, ha trovato qualche spazio in più dove inserirsi. Catania è stato in realtà fortunato in una circostanza. Ora Geda lascia sul posto un avversario, punta ancora gli avversari, i difensori del Treviso. Alla fine però il traversone è basso e non filtra. Di cross ne arriva adesso uno dalla destra per il Treviso con Galeotto, fermato bene però Pantanelli. Russo può scambiare con Pelle. Primo piano per Graziano. Pelle ancora alla ricerca della prima marcatura in maglia rosso-azzurra.
Silvestri. Per Russo, due uomini su di lui, c'è la deviazione, l'ultimo tocco di un difensore. Con le mani il pallone in aria di rigore, allontanano i giocatori della squadra ospite, poi dalla distanza c'è questa conclusione assolutamente da dimenticare di Manfredini, che lascia un po' stupiti i sostenitori del Catania sugli spalti. Vedete il tiro da distanza proibitiva, nessuna velleità probabilmente, ha scaricato forse un po' di rabbia, diciamo così, il difensore esterno sinistro Zaninelli. Adesso in copertura Cesar, che evita anche il fuorigioco. Manfredini. È indubbiamente positiva la prova anche dell'esterno sinistro di difesa, Thomas Manfredini. C'è buon anticipo, il Catania può ricominciare. Russo punta l'uomo, va avanti, palla al piede, poi però l'allungo centrale trova l'inserimento di Cottafava, che intuisce il movimento degli attaccanti del Catania. Dall'altra parte Reginaldo va a chiudere, Bianco, vertice dell'area di rigore, punta l'uomo e poi la palla lunga per il possibile arrivo dall'altra parte del compagno di squadra Capone. Vedete, si allunga, si protende in avanti il compagno di reparto, ma non può arrivarci. Insiste il Treviso in questa fase, siamo al 26esimo, quasi 27esimo. Reginaldo, palla all'indietro, cerchio di metà campo quasi sulla tre quarti, ora il Treviso con Centi. Gissi, Cottafava. Si chiudono gli spazi, il Catania va al recupero con Pellè che dà una mano in copertura, ricomincia Russo, se ne va sulla fascia destra, incontenibile. Il giocatore trova ancora la forza di proseguire, poi viene fermato da Zoppetti, palla che finisce in fallo laterale, probabilmente sarà questa la decisione dell'arbitro, che ricordiamo il signor Girardi di San Donà di Piave. Russo, un colpo di tacco per Silvestri, che però non capisce le reali intenzioni. Del compagno di squadra. Gissi. Scavalcare la linea di metà campo, poi c'è Cesar per Pantanelli, c'è l'allungo dello stesso Centi. Cesar, si sposta adesso a sinistra con Manfredini, l'azione del Catania, trova la collaborazione di Geda, la possibilità di cercare spazi per un possibile cross, non arriva, allora lo scambio è buono con il compagno di squadra. Ancora un tocco all'indietro, c'è forse una spinta, ma l'arbitro decide che si può continuare. Buona la prestazione, buona la giocata, l'ennesima giocata sulla sinistra di Geda. Bianco, eccellente il recupero del centrale. Caserta, azione manovrata ora del Catania sulla sinistra, 29 minuti di gara, sempre il solito Geda, parte il traversone, c'è la deviazione di Zoppetti, attenzione, palla sul piede di Russo, la conclusione, il gol, il vantaggio del Catania, 29esimo minuto del secondo tempo, arriva il gol che rompe l'equilibrio di questa partita. Il Russo che va a festeggiare sotto la curva, ad abbracciare in maniera ideale i tifosi, c'è l'esplosione dello stadio
i complimenti dei compagni di squadra per Russo. Rivediamo il tutto, il solito Geda dalla corsia di sinistra, va al traversone, Zoppetti va al rinvio, lo liscia però, arriva il pallone sui piedi di Russo, implacabile il suo sinistro ed il pallone finisce proprio nell'angolo dove non può arrivarci, e vediamo dall'immagine da dietro la porta Marco Ballotta. Dunque il Catania trova il vantaggio quando ormai siamo vicini alla mezz'ora della ripresa. 1-0 per la squadra di Sonetti. Equilibrio rotto allora da questo gol di Orazio Russo. Un dato statistico, mentre intanto c'è una sostituzione nel Treviso. Esce Capone. Suo posto dall'acqua. Stavo dicendo di un dato statistico che pone il Catania in una speciale classifica, quella riservata ai pareggi, al primo posto assieme all'Empoli e al Genoa. Insomma, il Catania in fatto di partite pareggiate sta con l'elite del campionato di Serie B, assieme ad Empoli e Genoa, che sono le squadre che guidano la classifica, con il Genoa in testa e l'Empoli ad inseguire al secondo posto, ed Empoli che sarà proprio prossimo avversario alla Massimino del Catania. Un dato invece che evidentemente deve far riflettere sono le gare perse dagli etnei, sono 10, e sicuramente un dato non elevatissimo, perché pone il Catania indubbiamente tra le squadre che hanno perso di più, perché assieme al Catania siamo a Catania, ci sono anche Perugia e Torino ed il Verona, e peggio hanno fatto squadre come lo stesso Treviso, come la Ternana, il Modena ed altre formazioni. Dunque questi sono dei dati statistici che abbiamo voluto riassumere. Il dato forse più significativo sono i 15 pareggi, mentre invece sono le vittorie che mancano alla Catania, appena 11, e questa potrebbe essere la vittoria numero 12. C'è un po' di differenza effettivamente con le prime della classe, con lo stesso Treviso a 17 assieme a Torino e Genoa. Ripeto, sono dati evidentemente aggiornati alla giornata precedente, cioè la numero 36, quella che si gioca è la numero 37. C'è un cambio ora, un'altra sostituzione ci sembra di vedere, abbiamo visto il quarto uomo a bordo campo. Sostituisce il numero 24 Gizzi con il numero 28 Di Venanzio. Allora esce Gizzi, al suo posto giocatore di esperienza Di Venanzio. Reginaldo in mezzo a due uomini del Catania. C'è una punizione alla con Gallo per il Treviso, pronto al traversone probabilmente. Si scaldano sia Pellè che altri giocatori e attorno alla panchina la formazione rosso-azzurra, e qui il pallone che finisce in bocca a Pantanelli. ...34 minuti di partita nella ripresa, siamo sul risultato di 1-0 per il Catania, sbloccato al 29esimo con una rete messa a segno da Orazio Russo.
Era Manfredini con calma, può dare palla indietro per Pantanelli. Esce direttamente sul fondo nella circostanza la sfera. E ora è pronta la sostituzione del Catania con Padalino, che sta per prendere il posto. Vediamo un po'. Attenzione, bisogna rifare il tutto. Doveva uscire Menegazzo, in realtà poi Russo ha segnalato di avere un problema. E probabilmente sarà lui a uscire dal campo. Sostituzione rinviata nella Catania, 36 minuti quasi. Pelé. C'è Russo adesso che lascia il campo, una stretta di mano con l'arbitro, sicuramente il cuore di questo Catania. Applausi per lui, al 37esimo lascia il campo. Entra al suo posto Padalino. Infatti non cambia nulla nell'assetto della squadra rosso-azzurra. Manfredini sul pallone per la battuta del calcio di punizione, 8 minuti più recupero al termine questa partita, che in questo finale sta diventando piuttosto avvincente, piuttosto appassionante, virtù anche del vantaggio che il Catania ha trovato con Russo al 29esimo, vale a dire meno di 10 minuti fa. Menegazzo, poi Padalino, che probabilmente subisce una botta, ma l'arbitro nel frattempo ha fatto proseguire, ha fatto continuare. E in campo il pallone pasticciano un po' tutti, da una parte e dall'altra. Padalino viene mandato gambe in aria. Primo piano per Marco Padalino. C'è adesso una punizione per il Catania, 39 minuti quasi nel secondo tempo, la battuta, il pallone in mezzo, la sfera che si alza a campanile, la insegue Manfredini, travolto da Ballotta, e c'è anche una trattenuta di Zaninelli. C'è calcio di rigore per il Catania, possiamo rivedere. Intanto Zaninelli che abbraccia Manfredini e poi arriva a completare l'opera Ballotta. Calcio di rigore per il Catania, 39 minuti nel corso del secondo tempo. Partita che potrebbe essere definitivamente chiusa dal Catania in caso di trasformazione del tiro dagli 11 metri.
E vedete l'entusiasmo sugli spalti. Jeddah contro Ballotta. C'è la rincorsa del brasiliano, il fischio dell'arbitro, il tiro di Jeddah, il gol. La rete del 2-0 per il Catania. Segno con Jeddah che ritrova il gol a distanza di 2 mesi e mezzo, quasi 2 mesi e qualcosa in realtà, vale a dire dal rigore trasformato ad Ascoli dai rossoazzurri in occasione di quella che è l'ultima vittoria in trasferta del Catania, che è datata 20 febbraio del 2005. Jeddah andò a segnare il calcio di rigore in quella partita, poi regalò anche l'assist per Serafini per il gol del definitivo 2-1. 40esimo minuto del secondo tempo, 2-0 il risultato, c'è festa evidentemente sugli spalti del Massimino, grande gioia per il pubblico di casa. Catania che finalmente anche in casa riesce ad ottenere un successo chiaro, limpido. Insiste adesso la formazione di Sonetti, Caserta è stato fermato, le ultime 2 vittorie interne con il Pescara e con il Crotone avevano suscitato qualche perplessità perché arrivate proprio sul finire, in ogni caso 2 vittorie che non avevano visto un Catania prevalere in maniera netta sul diretto avversario. Contro il Treviso il Catania invece nel primo tempo aveva già costruito le sue palle gol, non le aveva finalizzate, un errore di Vugrinez, una traversa colpita da Orazio Russo, poi nella ripresa alla mezz'ora quasi con Russo è riuscita a rompere l'equilibrio. Adesso siamo al 41esimo, c'è stato a un minuto fa il gol su tiro dagli 11 metri di Jeddah che ha di fatto messo in cassaforte questo risultato. Insegue ancora il Catania, il terzo gol con Jeddah, doppietta per lui, ha fatto tutto benissimo Menegazzo, ha fornito un assist per Jeddah che va a mettere il sigillo per la sua personale doppietta e porta il risultato rotondo a 3-0. Adesso a memoria mi pare di poter dire che il Catania in questa stagione non aveva segnato più di 2 gol se non in occasione della partita vinta a Catanzaro per 3-2. E poi di fatto il massimo stagionale del Catania erano di 2 gol. Per la prima volta in questo campionato il Catania raggiunge quota 3 reti in un'unica partita. Adesso ci apprestiamo a vedere anche Mezzavilla in campo, esce Menegazzo al suo posto, come dicevamo, il giovane Adriano Mezzavilla con la maglia numero 4 prende il posto di Menegazzo, un brasiliano per un altro brasiliano. La seconda presenza per Mezzavilla con la maglia del Catania. Prova ad affacciarsi nuovamente alla metà campo del Catania il Treviso. Ricordiamo che Mezzavilla ha iniziato la stagione con il Lanciano in Serie C1, poi lungo fermo per un infortunio, adesso sta cercando di recuperare la condizione Adriano Sartorio Mezzavilla, classe 83, 1,78 m per 68 kg di peso forma. ...44 minuti di partita...
3-0 è partito ormai dunque in cassaforte per il Catania, che adesso può guardare al prossimo impegno interno, quello con l'Empoli. Doppio turno piuttosto impegnativo per il Catania, che all'andata fece 0-0 in Toscana con la formazione che di fatto sta marciando, la formazione toscana che marcia spedita assieme al Torino verso la promozione diretta in Serie A. Esce qui Pantanelli, a Branca in presa, scade il 90° minuto, cercheremo di capire l'entità del recupero che verrà accordato dalla terna arbitrale. Beh, immaginiamo almeno 3 minuti. E ora Padalino punta un avversario, poi viene fermato in maniera regolare, così dice l'arbitro. Sono volati i primi 40 secondi di tempo extra, cioè di recupero. Treviso prova a chiudere in avanti, prova a cercare anche il gol della bandiera. E con le reti messe a segno in questa gara, il Catania raggiunge quota 38 in fatto di gol realizzati. Prova a lasciare la parte bassa di questa speciale classifica, perché prima dell'inizio di questo match il Catania assieme al Bari aveva il terz'ultimo attacco della cadetteria, 35 gol, cioè prima dell'inizio del match, contro i 61 della prima della classe, cioè il Genoa, quasi la metà dei gol di fatto realizzati. Adesso a 38 indubbiamente il Catania va un po' meglio, e con questi 3 gol il Catania mette a posto anche i numeri con le reti subite: 38 gol fatti, 38 reti subite, dunque assoluta parità in fatto di gol realizzati e gol subiti. ...47 minuti e 40 secondi in questo momento, 3-0 per il Catania, ma una partita che va sicuramente in archivio in maniera positiva per la formazione di Nedo Sonetti, che dunque avrà una settimana di tempo per poter preparare al meglio il prossimo match in casa proprio con l'Empoli, come abbiamo più volte avuto modo di ricordare. Un Empoli che ha fatto sua la partita con il Vicenza per 2-1 grazie a 2 rigori trasformati in chiusura di match al 35° della ripresa e al 44° del secondo tempo. Finisce qui la partita, ricordiamo l'ordine delle marcature: aperto, ha rotto l'equilibrio, ha aperto dunque le marcature per il Catania Orazio Russo al 29°, poi Gedà segno al 40° su calcio di rigore, lo stesso Gedà si è ripetuto meno di 2 minuti dopo al 42°, fermando il risultato sul 3-0. Catania che sale a 51 punti in classifica, salvezza di fatto ormai in tasca, e dunque a questo punto nelle prossime 5 partite il Catania proverà a trovare qualche soddisfazione in più da questa stagione. È veramente tutto, amici sportivi, da Angelo Gagliano, grazie per averci seguito, a tutti voi l'augurio di una buona serata.